Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi mercoledì 9 agosto 2023. Oggi ho deciso di fare acqua trekking. Seguitemi e vediamo se c'è acqua. Allora, la partenza è dalla località Mulino, 1355 metri di altitudine. Dunque, a un certo punto il fiume diventa impenetrabile perché la vegetazione, come potete immaginare, in questo periodo è molto fitta. Adesso attraverso questo campo e vedo se è possibile accedere da lì. Ok, sembra che qui si possa rientrare all'interno del fiume. Vediamo. No, neanche qui, quindi devo di nuovo uscire e poi rientrare. La mia intenzione di oggi è fare questo acqua trekking dove risalirò tutto il fiume fino alla cascata del Rivotico. Speriamo di non incontrare problemi perché sta diventando molto interessante. Dovrei essere quasi arrivato. Wow, guardate questa pietra come è spaccata. Ed eccoci qua, siamo arrivati alla cascata del Rivotico. Non credevo di trovare tanta acqua, gradita sorpresa. Vado un po' più avanti. Ora, questa è la parte alta della cascata. Io adesso seguo un pochettino il fiume finché è consentito, diciamo, dalla vegetazione. Qui c'è un punto un po' difficile da attraversare, ma ci proviamo. Ok, ce l'ho fatta. Wow, qui ci sono delle rane.
qua diventa complicato, dovrei camminare tipo a quattro zampe, però allora sono dovuto uscire dal fiume. Adesso farò un tratto in mezzo a questa vegetazione e poi rientrerò e tornerò verso il punto di partenza. Allora, a un certo punto del torrente arrivo ad un'altra piccola cascata. Wow, meno male che l'ho vista, altrimenti me ne andavo sotto. Eccola qua. Allora, eccoci qua, escursione terminata, 5 km di passeggiata lungo il fiume, sono arrivato alla cascata del Rivotico, meravigliosa, non credevo di trovare così tanta acqua, bellissima, inaspettata. Ok, grazie per avermi seguito anche in questa breve avventura, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima, grazie per avermi seguito, ciao.